Quello che sto per andare a raccontare sembra la trama di un film horror splatter. Invece è la storia di Elizabeth Bathory, alcuni la chiamano Elisabetta Bathory. La contessa che amava il sangue e le vergini per non invecchiare. Bathory era già famosa per atti di tortura e omicidio di servi e contadini, ma il suo titolo e i parenti di alto rango l'avevano resa intoccabile. A seguito della sua ossessione per il sangue per non invecchiare, fu denominata la Contessa Dracula. La Contessa è stata inserita nel Guinness World Records come la donna assassina più prolifica della storia. Siamo di fronte a una vera serial killer. Alcuni storici asseriscono che abbia ucciso ben 600 donne. Sappiamo che la Contessa Bathory nacque in Transilvania nel 1560 da un'illustre famiglia. Probabilmente, a causa delle unioni tra consanguini, Elizabeth aveva ereditato una preoccupante pazzia sfociata poi in violenza. Molti suoi familiari mostravano segni di epilessia, schizofrenia e altri disturbi mentali. All'età di 15 anni venne data in sposa al conte Nanadi, un uomo sadico e sanguinario che riuscì a forgiare definitivamente la natura criminale della giovane moglie. Il marito avrebbe fatto costruire una camera di tortura secondo le sue preferenze. Le torture che la contessa progettava e metteva in atto si differenziavano per ogni giovane da sacrificare. A volte utilizzava spilli e aghi infilati sotto le unghie delle sue serve, legandole e spalmandole miele e lasciandole pungere da api e formiche. Altre volte, squartamenti, taglio di arti e ogni altra atrocità concepita dalla sua mente. Dopo la morte del marito, il sadismo della contessa aumentò a dismisura. Nello stesso periodo conobbe Dorotea, un'esperta di magia nera che incoraggiò le sue tendenze sadiche. Dorotea, conosciuta come Dorca, e il suo servo Torco, le insegnarono i segreti e le pratiche della stregoneria, rapendo ragazze per poi torturarle e ucciderle. Eppur, di compiacere alla sua pazzia, degli alchimisti si inventarono la storia che spargersi del sangue, in particolare della sua stessa classe sociale, meglio ancora berlo, avrebbe garantito alla contessa l'eterna giovinezza. Nel caso una sua serva provava a scappare dal castello, veniva fatta a pezzi all'interno di una gabbia cilindrica, troppo stretta per sedersi e troppo bassa per stare in piedi. Quando le denunce da parte degli stessi nobili per le sparizioni delle giovani aristocratiche arrivarono alla Chiesa Cattolica, l'imperatore Mattia II intervenne ordinando un'ispezione segreta nel castello. Gli investigatori non crebbero ai loro occhi. Colsero sul fatto la Bathory, intenta a torturare delle ragazze. In altre stanze prigioni, invece, corpi straziati e donne ancora vive con parti del corpo amputate. La contessa Elizabeth Bathory fu incriminata e murata viva in una stanza del suo castello e con un foro per ricevere il cibo. E si fece morire di fame dopo 4 anni. Gli altri suoi complici furono torturati e alcuni decapitati oppure gettati nel fuoco e dita amputate. Una storia sopra ogni limite che non può che lasciarci senza parole. Se questo video ti è piaciuto, come sempre ti invito a lasciare un like, iscriviti e soprattutto al canale per supportare questo progetto. Ciao!